70 anni e non le dimostra. Non le dimostra proprio. Il fumetto è ancora popolare. Il personaggio di Tex, assieme a Batman e Superman, è quello che ha resistito di più al logorio del tempo. È un fumetto che ci siamo passati da padre in figlio, nipote, perché appassiona, perché non è volgare. Perché rappresenta così il simbolo dei buoni che combattono i cattivi. Ma vedo anche in questi giorni c'è una campagna per rimettere in circolo il grande Black, un altro fumetto. Ciò vuol dire che questa è una letteratura che non ha perso i suoi stimoli. Tex è veramente immarcescibile, ci ha accompagnato nella nostra giovinezza e ci accompagna adesso che siamo in età anziana, perché non è mai invecchiato. Questo è il segreto di Bonelli e degli inventori di Tex. Questo personaggio non solo non è mai invecchiato, ma sa ripresentarsi in modo diverso, attuale, e quindi piace a generazioni diverse dalla nostra. Questo è un valore perché la letteratura spazia un po' su tutti i fronti e quella del fumetto ha una sua particolarità, una sua efficacia e anche una sua popolarità. Bravo Tex. Grazie.